vorresti visitare la casa di un VIP? Avete mai visto casa di Rocco Siffredi? Sì. Sì, la conosciamo tutti a memoria. Siete mai entrati in casa di Charles Manson? Beh, lui è entrato nella vostra. Vorreste vedere quella di Sfera e Basta? È una sfera e basta. Sono Johnny Johnson e lui è mio figlio Jackie Jackson. E insieme vi portiamo nelle case dei VIP. Siamo in radio, lo si vedono. Oggi siamo attesi in una casa molto speciale, vero figliolo? Sì, la casa del miglior pasticcere del mondo. Già, brutto idiota, ogni tanto ne azzecchi una. Ricordi anche il nome? Iggy. Enco, che cazzo dici? Iggy. Sì? Iginio Massafra. Ah! Sapevo che dovevo farla abortire quella t***a. Iginio Massari, brutto idiota. Forza, andiamo. Non appena ci troviamo nei pressi di casa sua, veniamo subito inebriati da un forte odore di cioccolato. Papà, porca miseria, la casa è fatta tutta di cioccolato. Non ti si può proprio nascondere nulla, eh? Eh sì. Ma cosa sta arrivando lì? Che cosa sono? Umpa, umpa. Sono dei piccoli omini con le salopette bianche e i capelli verdi. Prego, prego, venite nella dimora del nostro padrone. Facci strada, piccolo amico. Le brutte creaturine ci portano verso la casa e nel giardino vediamo statue fatte di ghiaccioli. E anche fiumiciattoli di marmellata, alberi di gelatine. Buono. Smettila di sbavare sul microfono. Oh, ecco finalmente il portone di casa. State per entrare al cospetto del Lord Signore dei Dolciumi, Sua Maestà Iginio Massari. Dai su, scongelate questo coglione. Oggi è una bella giornata. Ci sono 27 gradi, 12. La temperatura esatta per cucinare una perfetta torta di Rotterdam. Facci vedere gli interni, nonno. Prego, seguitemi. Iginio ci mostra la sua casa e tutto quanto sembra essere commestibile. È pieno di cannoli giganti, mattoni di zucchero. Vi presento il mio tenero animale da compagnia, Winnie, l'orsetto gommoso. Ma quello è solo un orsetto gommoso enorme. Ora, come potete vedere, vi metterò ad allattarlo. Ecco, allatta l'orso. Vedi? Papà ha cacciato fuori un capezzolo e non riesco a capire cosa stia facendo. Mi è sembrato che avesse un'erezione il brutto schifoso vecchio Laido. Bene. Questa è la prima cosa che devo fare per avere l'ispirazione dolcinaria. Ora possiamo continuare il tour. Apriamo una di queste porte misteriose che ci sono in casa mia. Ma perché ha delle porte misteriose? Poi perché parla così? Qui è dove tengo il mio reattore nucleare che mi dà l'energia giusta per mantenere la croccantezza perfetta dei biscotti dell'Amazzonia con gocce di cioccolato himalayano. Ma non è rischioso? Bisogna rischiare per l'alta pastizzeria, se no sarei un semplice coglione che fa un panino con la Nutella e si crede uno chef proprio come voi. Ma su, chiamalo figlio di troia. Possiamo vedere altre stanze? Ecco, venite con me. Iginio ci mostra un enorme pozzo dove quei piccoli esserini amici del bosco stanno mescolando una miscela di crema pasticcera. Ma la fottuta cosa più fottutamente assurda è che sotto quel fottuto pentolone c'è un fottuto buco nero. Qui ho creato un buco nero controllato attraverso dei connettori a raggi gamma per causare una rotazione gravitazionale in un ciclo di creazione e distruzione per ottenere il sapore giusto della vaniglia perfetta del Madagascar del sud-ovest. Ma razza di bastardo, se sai tutte queste cose, perché cazzo non fai altro invece che ste cagate di pasticcini? Ma lei lo sa che cos'è un
profiteroles? E cosa c'entra adesso? Lei lo sa che cos'è un profiteroles? Certo che lo so. Il profiteroles conserva dentro di sé il segreto stesso dell'esistenza. E visto che non volete capire, andatevene a fare il culo. Ma prima assaggiate questo ciuccia ciuccia. Cos'è? Che vi aprirà la mente. Non appena assaggiamo quel dannato ciuccia ciuccia, la nostra mente esplode come una rana. Esatto. E poi come una rana. Che cazzo di esempio è una stupida fottuta rana? Idiota, scemo, imbecille. Comunque sia, io ho avuto visioni sulla vita, l'universo e tutto quanto. Pazzesco, papà! Capite? Senti, vecchio stronzo, che cosa hai usato per farlo? Un incrociatore galattico? Il nucleo di una supernova? Io lo so, la forza dell'amicizia. Della semplicissima LSD. Ecco. Cosa possiamo dire sulla sua casa, papà? Il vecchio Tyrannosaurus ha il fatto suo e la sua casa è perfettamente adatta al suo stile. 10 su 10? Per una volta hai ragione, figlio di puttana. Seguiteci ancora per una nuova casa da visitare. Ed ora è arrivato il momento di riempire il culetto del mio orsetto. Il solito. Vecchio stronzo storpio. No! Case dei VIP! Pensa quando vengono a casa tua. Non ce l'ho.